sia utile, diciamo, almeno questo pezzo del ragionamento, inquadrarlo, seppur rapidamente, in un, diciamo, una questione più generale che riguarda il momento storico che stiamo vivendo, che passa sotto il nome spesso di transizione energetica, e che in realtà, a mio avviso, dovremmo riuscire a capire che forse un po' più di transizione, noi stiamo vivendo una rivoluzione energetica e forse non ce ne siamo ancora molto resi conto. Perché dico questo? Perché noi abbiamo per 200 anni circa, dalla rivoluzione industriale in poi, basato tutto sullo sfruttamento delle fonti fossili. Quando dico tutto, dico appunto come abbiamo prodotto l'energia, ma come ci siamo spostati, come ci spostiamo, come spostiamo le merci, come quello che produciamo, il materiale che produciamo, questa stessa bottiglia d'acqua, diciamo il contenitore che tiene l'acqua proviene da una fonte fossile, i mobili, e tutto, diciamo, tutto quanto noi l'abbiamo basato sullo sfruttamento delle fonti fossili. E questo ha determinato, seppur in maniera assolutamente diseguale, una crescita del benessere enorme in questi 200 anni, dalla rivoluzione industriale in poi. In maniera del tutto diseguale, però, diseguale all'interno dei paesi che l'hanno sfruttata di più, e soprattutto diseguale a livello mondiale. Ci sono stati pezzi per parte del pianeta che ha sfruttato le fonti fossili fino in fondo e ha costruito molto ricchezza, a parte del pianeta che invece queste fonti fossili non solo non le ha sfruttate per niente, ma che oggi paradossalmente è proprio quella parte della popolazione del mondo che inizia a risentire prima di altri delle conseguenze negative dello sfruttamento delle fonti fossili, perché questo è il punto che non dobbiamo dimenticare. Quando si parla di cambiamenti climatici non parliamo più ormai di una minaccia più o meno strana per il nostro futuro, parliamo di una drammatica realtà del presente, è una drammatica realtà che ha iniziato a colpire in maniera più forte proprio coloro che, diciamo, non hanno avuto nessun benessere nello sfruttamento delle fonti fossili che ora stanno determinando i cambiamenti climatici. Quando abbiamo alcuni milioni di persone che ogni anno diventano profughi ambientali perché devono abbandonare le loro terre, che sono cui avanza la desertificazione, o perché devono allontanarsi dalle coste perché l'innalzamento dei vari fa sì che devono abbandonare le loro terre, beh, quello è un punto che ci deve interrogare anche dal punto di vista etico. Detto questo, però, la rivoluzione a cui stiamo assistendo è che da una parte questi cambiamenti climatici iniziano a colpire anche quelli fortunati del pianeta, perché i fenomeni meteorologici estremi iniziano a colpire anche l'Europa, gli Stati Uniti d'America, quindi quelli che hanno più potere, e quindi capiscono che non ci possono più giocare troppo. Dall'altra parte, però, l'innovazione tecnologica che abbiamo avuto in questi ultimi decenni fa sì che la possibilità di cambiare e non utilizzare più, o almeno non tanto più, ma poco a poco cambiare anche piuttosto rapidamente, non più quelle fonti fossili, beh, è una possibilità a nostra portata di mano. Queste stesse bottiglie possono prodursi non più partendo dalle fonti fossili, ma partendo dalla materia prima vegetale, rinnovabile e quant'altro. E questo avviene e sta avvenendo in maniera, dico appunto, rivoluzionaria, anche nel modo di produrre l'energia. In maniera rivoluzionaria perché, diciamo, alcuni di noi che seguono questo tema da molto tempo se lo ricordano che fino a pochissimo tempo fa chi di noi diceva: guardate che il futuro è delle rinnovabili, bisogna lavorare sulle rinnovabili, sul solare, sull'eolico, su quello che la natura ci offre, uscire dall'era del fossile. Ci ricordiamo tutti come questo veniva, diciamo, liquidato come una speranza da Boy Scout, una cosa utopistica. E oggi noi stiamo parlando in una situazione in cui
ormai il 40%, parlando soltanto dell'Italia, ma questo ragionamento che vale per tutto il mondo, il 40% della nostra energia elettrica che si produce in questo paese, che si consuma in questo paese, più o meno, viene da fonti rinnovabili. Viene da fonti rinnovabili. In questo paese il solare, che appunto tutti dicevano sarebbe stata una cosa, appunto, una nicchia, diciamo, poco influente, in Italia c'è un record del mondo per cui l'8% viene da pannelli solari fotovoltaici, l'8% energia elettrica. È chiaro che su questo ci sono state anche speculazioni, lo sappiamo, ma io vorrei che ci concentrassimo su un punto che diciamo è parente stretto di quello che poi dobbiamo discutere, stiamo discutendo da stamattina e continuiamo domani, cioè sulla geotermia, che il punto fondamentale di questa grande rivoluzione che sta avvenendo. L'anno scorso nel mondo ci sono stati qualcosa come 329 miliardi di investimenti sulle fonti rinnovabili. Alla COP21 di Parigi, su cui possiamo avere opinioni diverse sul risultato finale, poteva essere di più, poteva essere di meno, ma sicuramente quello che emergeva in quei giorni a Parigi, alcuni di noi erano lì, era evidente che, a parte la lobby delle fonti fossili, c'erano pezzi interi del sistema industriale che erano già pronti ad affrontare questa sfida rinnovabile. Ora il punto però qual è? Che se è vero, come è vero, io sono assolutamente convinto di questo, che nei prossimi anni continueremo ad avere questa rivoluzione continuerà e si continuerà ad andare avanti verso il cambiamento, l'abbandono delle fonti fossili per spostarci, per produrre materiale, per produrre energia a favore delle rinnovabili, dobbiamo sapere che questo comporta un problema e una grandissima opportunità. Il problema è che, per esempio, nella produzione dell'energia noi dovremo avere molti più impianti, numerosi impianti, perché i 1000 megawatt che produce, le centrali cinematiche a carbone, che noi non vogliamo più e che non ci saranno probabilmente più, diciamo, devono essere sostituiti da decine di impianti di natura rinnovabile che saranno però diffusi sul territorio, che quindi avranno un impatto molto più diffuso sul territorio, più piccoli, meno impattanti, meno inquinanti, meno velenosi, ma comunque molto più numerosi. Ora, insieme a questo, che è un problema, che dobbiamo sapere affrontare, c'è anche una grande opportunità, che nel momento in cui non abbiamo più la concentrazione della produzione di energia in pochi grandi impianti, in poche grandi mani, abbiamo anche una straordinaria opportunità di democratizzazione del sistema produttivo energetico, che, dico la banalità, è alla base del sistema di potere più generale, no? che abbiamo. Quindi, come affrontare, e questo è il punto su cui credo sia utile sentire e ascoltare chi ha responsabilità legislativa a livello nazionale, chi le ha a livello regionale, chi si occupa di questo da tanto tempo, come poter sfruttare in questo quadro, che non dobbiamo dimenticare, la possibile opportunità, e quindi giocarcela fino in fondo quella carta per avere costruire un sistema più pulito, meno inquinante e più democratico, e d'altra parte controllare l'impatto sul territorio che questi numerosissimi impianti che dobbiamo costruire, dobbiamo realizzare, possano avere. Allora, questo è il punto che dobbiamo, credo, affrontare, tenendo conto ovviamente di tutto quello che è stato tecnicamente detto fino adesso, cioè le differenze che sono state ben raccontate anche dall'ultimo intervento di Donatini, ma da quelli che si sono succeduti, io non ce l'ho stamattina, ho sentito tutto il pomeriggio, se ne sono succeduti parecchi, che hanno spiegato le differenze nel campo della geotermia, su come, perché non esistono tecnologie in assoluto positive, pensate appunto al sole, che cosa c'è di più pulito del sole, poi se utilizzi il sole per fare grandi impianti fotovoltaici a terra di migliaia di megawatt, hai utilizzato quella tecnologia che sarebbe ottima in maniera sbagliata e controproducente per altri versi. Quindi non esistono tecnologie
diciamo, che dobbiamo santificare in assoluto, tutte quante vanno applicate al meglio nel momento in cui le caliamo su un territorio. Allora, quello che non dobbiamo dimenticarci è che però l'innovazione tecnologica e anche la geotermia, che permette uno sfruttamento di differenze di calore, come è stato detto, molto più ridotte di quanto fosse prima, ancora dal punto di vista economico, ci permette di pensare a impianti che siano meno impattanti di quelli che abbiamo conosciuto fino adesso e quindi a come collocarli sul territorio. Questa è la sfida che io credo dobbiamo saper cogliere e che mette anche questo territorio in particolare, che ha le caratteristiche che sono state raccontate prima e su cui non torno, di fronte a questa scommessa. Vogliamo giocarla fino in fondo, la scommessa di riapproparci in qualche maniera di questa nostra risorsa che fino adesso è stata sfruttata e utilizzarla invece al meglio, o piuttosto diciamo rimaniamo passivi di fronte a questa rivoluzione col rischio che la stessa ci travolga senza farci toccare palla? Perché questo è il tema. Io non credo che opporsi al cambiamento sia utile, mentre molto utile cercare di governarlo quel cambiamento e governarlo ai fini del miglior benessere del territorio e del pianeta. Se questo è, diciamo, la cosa su cui nella prossima ora e mezzo ci vogliamo esercitare, io darei la parola se il senatore Gianni Pio. Grazie. Per chiudere la panoramica veloce che ha fatto benissimo Francesco, io volevo solo ribadire che nella mia posizione di senatore in Commissione Industria, Commercio e Turismo, sono capogruppo in quella commissione per i 5 Stelle, io non posso che tristemente confermarvi che in Italia siamo in retromarcia per quanto riguarda le fonti rinnovabili, siamo letteralmente in retromarcia. Dall'inizio della legislatura ad oggi contiamo almeno una decina di provvedimenti che direttamente o indirettamente vanno a sfavorire proprio l'utilizzo di quello che Francesco diceva della distribuzione, della generazione distribuita, delle varie tipologie di fonti rinnovabili. Non sto qui a elencarvele tutte, vi dico la più famosa, lo spalmo incentivi per il fotovoltaico, che ha avuto anche un eco internazionale perché è andata a rovinare quelli che sono dei piani di investimento di investitori internazionali che ci hanno detto che è tondo, cari signori, noi non verremo più in Italia, perché se voi cambiate le regole del gioco a partita in corso, io non mi fiderò mai più di voi, noi non ci fideremo mai più di voi. Quindi abbiamo fatto una figuraccia internazionale assolutamente pessima, perché andare a toccare retroattivamente una situazione è deleterio. Tra l'altro, potrebbe essere che, come per la riforma Fornero, è stata dichiarata incostituzionale e quindi si devono addirittura pagare con gli interessi quanto è stato indebitamente percepito, può darsi che anche lo spalmo incentivi venga dichiarato incostituzionale perché la procedura è in corso e quindi il governo farebbe una seconda pessima figura di aver emanato una norma anticostituzionale. L'ultima grande attacco, ripeto, non sono stati fatti più di 10, l'ultimo grande attacco che forse il governo farà è di togliere l'esenzione agli oneri di sistema per l'energia autoprodotta. Cosa vuol dire? La componente, la bolletta elettrica è fatta di diverse voci e diverse sono tasse. Una di queste si chiama oneri di sistema. Ora, chi si autoproduce energia con fotovoltaico o con l'eolico, su quella parte di energia autoprodotta e autoconsumata non paga questa parte di tassazione. Sembra che adesso il governo voglia togliere anche questa esenzione e questo rovinerebbe definitivamente l'economicità della produzione, dell'autoproduzione di energia rinnovabile. Oltre a questo sapete che nel 2018 verrà tolto il mercato tutelato e quindi in questo momento il mercato tutelato ci permette un risparmio di circa il 20% per circa 20 milioni di italiani e lo vogliono togliere. E oltre a questo, dal 1 gennaio 2016, cosa che sicuramente saprete tutti perché il telegiornale ne ha parlato tutti i giorni, è entrata in vigore la riforma della tariffa elettrica. Entrata in vigore la riforma di tariffa elettrica significa che circa 25 milioni di italiani pagheranno di più la bolletta elettrica e sono quelli che consumano meno. Cioè chi consuma meno di 2700 kWh all'anno, che è la soglia della famiglia media,
tipica di famiglia italiana, ecco, chi è sotto questa soglia pagherà la corrente elettrica di più, avrà un aumento circa 20 milioni di italiani. Questo lo sapete tutti perché il telegiornale ne ha parlato tutti i giorni, ovviamente sono maledettamente ironico. Un'ultima cosa volevo dire per completare il quadro così, diciamo, internazionale. Guardate che le grandi utilities, i grandi produttori di energia hanno capito che la strada del futuro sono le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. La EDF, che è l'Electricité de France, che è la proprietaria delle centrali nucleari francesi e proprietaria anche di GDF, quindi Gaz de France, quindi gas, nel suo rapporto 2014, nella premessa, il Presidente scrive a chiare lettere: ci sono due cavalli da cavalcare per il futuro, efficienza energetica e rinnovabili. E scrive lui: chi non lo farà morirà. Lo dice lui, non lo dico io, è il Presidente di EDF, quindi chi ha le centrali nucleari francesi. Bisognerà cavalcare efficienza e rinnovabili. Ma se voi guardate i giornali internazionali, o comunque anche quelli nazionali che hanno un po' di vista sull'internazionale, nel resto del mondo gli investimenti rinnovabili stanno galoppando. Solo noi italiani siamo in retromarcia. Tu citavi il dato del 40% dell'energia elettrica fatta da rinnovabili, ma signori, anche qui siamo leggermente in retromarcia. Nell'ultimo anno abbiamo perso 1,5 punti. Cioè, capite, il resto del mondo galoppa in avanti e noi siamo in retromarcia. Chiudo il discorso generale. Venendo sul geotermico, il geotermico è uno dei tasselli, è uno dei pezzi del puzzle che può darci più autonomia, più indipendenza, che può darci anche posti di lavoro e leadership tecnologica. Perché guardate che il fotovoltaico, non dico che l'avevamo inventato noi, ma una delle primissime fabbriche che produceva la cellula fotovoltaica era qui, era italiana, era di proprietà di un'azienda dell'ENI, e parliamo degli anni 80. Quindi gli italiani per alcuni anni sono stati i terzi produttori al mondo di cellule fotovoltaiche, ma all'inizio eravamo i terzi al mondo. E adesso cosa siamo? E perché lo siamo? Abbiamo perso un treno tecnologico mostruoso. I nostri incentivi sono andati a incentivare i produttori cinesi, che fra l'altro producono in maniera ambientalmente sporchissima, e questo è un ulteriore problema. Quindi qui in Italia abbiamo il problema che la politica sta perdendo moltissimi treni tecnologici che poi sono posti di lavoro. Anche sull'efficienza energetica, non vuole stabilizzare quella famosa detrazione fiscale che tutte le parti sociali dicono: se stabilizziamo la detrazione fiscale sull'ecobonus, sugli interventi di efficientamento energetico edilizio, creiamo più di 1 milione di posti di lavoro nell'arco ovviamente di diversi anni. Eppure la politica questo non vuole farlo, perché un edificio italiano medio spreca il 60% dell'energia. Abbiamo un parco edilizio vecchissimo, il 40% del totale dell'energia utilizzata in Italia è per scopi di riscaldamento e raffreddamento, e un edificio medio spreca il 60% dell'energia. Ora chiedetevi perché non si preme l'acceleratore su questi investimenti che si ripagherebbero in 7 anni, e non lo diciamo noi, lo dice il centro studi, quello di Prodi, come si chiama? Nomisma, e lo ripaghiamo in 7 anni l'investimento, poi è tutto guadagno, e intanto creiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ok, veniamo alla geotermia. Noi abbiamo presentato una risoluzione ancora a aprile dell'anno scorso, in cui facciamo il punto su quella che è la nostra posizione ufficiale, per cui io cerco brevemente di presentarvela. Intanto deprechiamo quella che è la situazione attuale, perché c'è un piano geotermico del governo che non
che è poco oculato, non ha posto alcuna attenzione alle problematiche poste dallo sfruttamento appunto di questa fonte energetica. Abbiamo un decreto legislativo del 2010 che semplifica le procedure di assegnazione e uno del 2011 che ha agevolato le centrali, quelle cosiddette pilota, fino a 5 MW, sì. E un altro decreto che stabilisce che l'energia geotermica è tra le fonti energetiche strategiche e che dice gli impianti geotermici pilota sono di competenza del Ministero dell'Ambiente e la cosa importante è che esclude questi impianti dalla previsione della direttiva SERESO, che è una direttiva ovviamente che ha a cuore la sicurezza dell'impianto e sono fra l'altro gli impianti potenzialmente maggiormente incentivati. Allora, cosa diciamo noi in questa risoluzione al governo? Che innanzitutto predisponga delle linee guida di concerto con le regioni e gli enti locali, in cui vengono definiti chiaramente i parametri ambientali di riferimento e le soglie di tolleranza. E tutto ciò che riguarda il controllo della prevenzione, della sismicità, delle falde acquifere, del paesaggio, della salute pubblica. Poi gli chiediamo di predisporre una zonazione del territorio, perché ovviamente l'Italia non è tutta uguale, le varie zone, ognuna ha delle caratteristiche particolari, per cui va fatta la distinzione. L'amianto sappiamo benissimo che tipo di problematiche presenta, in altre zone ci sono altri problemi o non ci sono altri problemi. Quello che noi sosteniamo ufficialmente anche in questa risoluzione è comunque di sostenere la geotermia, quella a bassa entalpia, e quella che utilizza direttamente appunto il calore, quindi non per produzione di energia elettrica, ma utilizza direttamente la fonte geotermica per il calore, quindi quella che è la geotermia della piccola edilizia, quindi il fatto di poter riscaldare e rinfrescare l'edificio appunto con le fonti geotermiche, e su questo siamo sufficientemente convinti che sia una preziosa risorsa da utilizzare, ripeto, nel mix di tutte le fonti energetiche utilizzabili. Non è possibile pensare che ce ne sia una che per forza di cose debba essere quella predominante. Chiediamo che venga reintrodotta la direttiva SERESO anche per gli impianti pilota, che ci sia l'obbligo della sigillatura del pozzo per evitare la possibilità di scambio tra le falde acquifere diverse e l'obbligo di evitare ovviamente il depauperamento della risorsa idrica. E poi chiediamo di assegnare la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale alle regioni interessate e non quindi sia di competenza centrale del Ministero. Poi chiediamo di istituire un sistema di controlli ambientali in maniera tale che sia tenuto sotto controllo tutte quelle che sono le esternalità ambientali. Allora, chiariamoci bene, esternalità zero è una parola che non esiste. Qualsiasi impianto ha esternalità superiori allo zero. Noi stessi quando respiriamo emettiamo CO2, quindi abbiamo anche noi delle esternalità. Anche una fonte fotovoltaica, che comunque è molto pulita, però in fase di costruzione ha le sue esternalità che sono anche importanti, quindi vanno tenute presenti anche quelle. Anche l'eolico, che è un'altra fonte estremamente pulita, comunque ha esternalità e richiede metalli, richiede altro materiale che va estratto, e quindi va fatto il conto sempre nel famoso lifelong cycle, quindi tutto il ciclo di vita di un impianto. Quindi non è possibile pensare all'esternalità zero. Quello che la politica deve fare è porre dei limiti, porre delle soglie oltre le quali non si può andare. Ma tenete presente che la politica non ce la farà mai a stare dietro con i progressi tecnologici, è impossibile. La tecnologia si sviluppa a un ritmo, direi anche fortunatamente, molto elevato, e quindi è impossibile, e il politico non è un tecnico che può o ha sempre le competenze tecniche per rimanere aggiornato. Quello che deve fare il politico è stabilire dei limiti inderogabili oltre i quali non si può consentire appunto l'utilizzo di qualsiasi fonte energetica. Quindi anche in questo caso sulla geotermia l'importante è dare competenza agli enti locali in maniera che la valutazione di impatto sia appunto di competenza regionale,
e poi porre dei limiti all'esternalità e non fare il giochino di derogarli ogni volta per rimanere dentro i limiti. Vi faccio un esempio classico che è quello dell'acqua potabile. Voi sapete che noi abbiamo derogato numerose volte ai limiti di tolleranza delle varie sostanze inquinanti presenti nelle acque potabili per rimanere all'interno delle soglie, ma questa è la vecchia politica, noi con questo assolutamente vogliamo metterci un freno, non possiamo più tollerare che i limiti vengano piegati alle esigenze delle rielezioni. Noi sapete, abbiamo posto questa regola del massimo 2 mandati, per cui io, anche se mi rendo antipatico al pubblico, non me ne faccio un grosso problema, perché tanto io so che questo al massimo è il mio penultimo mandato, io ne ho un altro eventualmente a disposizione, dopodiché vado a casa e non mi faccio il problema della rielezione. Questo, badate bene, non è una battuta, perché sapete bene che molti politici agiscono per avere il voto domani. Faccio solo l'esempio, l'assessore che mi ha portato qui in automobile, mi scuso, non mi ricordo il nome, ma è un assessore della zona, mi spiegava che anche qui avete il problema dello sfruttamento dei boschi. Allora, i boschi sono un oggetto misterioso, perché è un qualcosa che ci potrebbe dare lavoro, secondo le associazioni di categoria, a 350.000 persone. Ma i boschi sono stati completamente abbandonati dalla politica negli ultimi 40 anni, perché bisognavano di un lavoro che dava i frutti molto in là. Ora, il politico medio non si fa, non investe in qualcosa che dà dei frutti dopo anni, perché vuole la rielezione alle elezioni successive. E quindi, se io spendo adesso per avere poi dei ritorni molti anni più in là, non lo faccio. Ora, con i boschi noi abbiamo una situazione paradossale di abbandono. Il bosco, sapete, in Italia il 99% è artificiale. Se non lo manuteniamo, non compie il suo lavoro di assetto idrogeologico, e quindi siamo in una situazione in cui paradossalmente i cambiamenti climatici che ci stanno interessando vengono amplificati da questa mancanza di gestione del bosco. Il bosco potrebbe crearsi 350.000 posti di lavoro, non lo dico io, lo dicono le associazioni di categoria, sia per quanto riguarda la biomassa, sia per quanto riguarda la parte edile, che è un ottimo elemento per le costruzioni, sia per quanto riguarda il classico impiego in arredamento. Quindi questo è solo un esempio del fatto di come la politica molte volte non veda le ricchezze locali, le trascuri a favore di ciò che mi dà un guadagno immediato. Petrolchimico e cementificazione, ma quella era una politica che andava bene 50 anni fa, 60 anni fa, ora non solo non ha più senso di esistere, ma è deleteria. E qua mi fermo. Grazie, Gianni. L'unica cosa volevo fare al tuo ragionamento, che condivido, quando dici che non esiste attività industriale che abbia dai da zero, no? È tutto evidente, però bisogna anche ricordarci che non tutte le vacche sono grigie, cioè la centrale a carbone di Civitavecchia è un'altra cosa rispetto a Quaterra, te lo dico perché so che tu condividi, però invece a volte, diciamo, questo ragionamento, che è un ragionamento fondante per il movimento ambientalista, cioè che, diciamo, verificare tutte le esternalità ambientali di qualsiasi tipo di impianto, può essere malinteso nel dire che siccome dobbiamo tendere a zero, allora non fare niente. Cosa basterebbe, per esempio, una battaglia che in questo paese era nata 20 anni fa, quindi anche in tempo, se volete, non sospetto, inserire una carbon tax vera, che colpisca l'uso dei fonti fossili, questo deve essere impiegato, le revenues di questa carbon tax per incentivare invece attività sostenibili ambientalmente, per fare esattamente quel cambiamento di cui abbiamo bisogno. So che c'è un disegno di legge, dico 20 anni fa, perché forse non tutti sanno che in Italia la carbon tax fu inserita nel 1997. Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi ebbe una vita di pochi mesi e poi finì nel nulla, come tante altre cose positive che furono fatte all'estero. Do la parola adesso a Samuele Segoni, che invece è alla Camera.
Grazie di avermi chiamato qui per la quarta volta. Io mi sono fatto tutti e quattro incontri organizzati dalla Rete Giga, più altri incontri organizzati parallelamente in altre sedi da altre reti di comitati. Quindi mi scuserete se darò al mio intervento un taglio quasi da conclusione, diciamo così. Dopo il quarto incontro penso che sia giunto il tempo, diciamo così. Innanzitutto metto in chiaro che io sfuggo alla logica geotermia sì, geotermia no, e mi concentro su geotermia come. Questo perché secondo me della geotermia ce n'è bisogno, mi serve come tecnologia, come fonte energetica per andare verso gli impegni assunti in sede internazionale con la COP21, mi serve per emanciparmi dalle fonti energetiche fossili, carbone, gas e quant'altro, mi serve anche a livello di visione politica per svincolarmi da una dipendenza energetica da altre potenze internazionali estere, per essere insomma, più indipendente. E guardate bene che in questo geotermia come, in questa parola come, si racchiude tutto un mondo che è in continua evoluzione, un mondo che, come è stato detto anche in precedenza, mi rivolgo anche agli studenti delle superiori che erano qui stamattina, non so se ne è rimasto qualcuno in sala, se siete indecisi su come proseguire gli studi universitari, io tenderei a suggerirvi gli studi di origine geologica o certi settori ingegneristici, perché sono veramente dei mondi dove l'innovazione ferve, cioè le innovazioni tecnologiche, le scoperte scientifiche sono quasi all'ordine del giorno. Sono, diciamo così, dei settori molto vivi che danno una prospettiva di visione di futuro. Quindi questo come, questo geotermia come, serve anche alle popolazioni locali allarmate per la propria situazione, perché questo geotermia come serve per superare le criticità dell'amianto. Io ho sentito gli esponenti dei comitati inalberarsi spesso durante la giornata, secondo me perché avevano bisogno che venisse detto in maniera più chiara che le centrali flash dell'amianto devono essere stigmatizzate. Io penso che tutti in questa sala comunque siamo contrari a queste tecnologie flash, o quantomeno siamo concordi nel dire che devono essere superate. Io penso che su questo forse non è stato detto in maniera abbastanza chiara, in maniera abbastanza forte oggi, ma io penso che sia l'interesse comune che unisce un po' tutta la platea che è qui oggi. Da parte mia, ve lo posso dire chiaramente, non solo sono contrario, ma credo profondamente anche nella connessione tra geotermia flash e aumento e anomalie di mortalità. Quello che però voglio sottolineare è che questo geotermia come serve anche a voi per, diciamo così, dare una visione alternativa. Io con questa parola alternativa ci credo molto, anche il mio movimento politico l'ho chiamato alternativa libera, proprio perché l'alternativa è fondamentale per non essere schiacciati in un angolo come quelli che dicono sempre no. Bisogna, diciamo sì, far vedere che un'alternativa è possibile e deve essere percepita come praticabile. Quindi una metodologia alternativa va tirata fuori e va messa su pista, perché altrimenti, come è stato accennato stamattina, nel 2024 avremo il problema delle concessioni che verranno ridiscusse, e se non emerge una tecnologia alternativa a quella flash, Enel avrà buon gioco a dire: ma io quasi quasi farei anche qualcos'altro, ma purtroppo non c'è una tecnologia affermata e quindi continuerò a farvi la flash a casa. Quindi, per come la vedo io, rientra anche nel vostro interesse quello di concentrarsi sul geotermia come, cioè su come fare a superare la tecnologia flash. Prendo questo spunto per dire che io oggi, seduto qui, ho visto tra questi due mondi che molto spesso si sono fatti la guerra, quello diciamo più inerente al mondo dei comitati ambientalisti e quello più inerente a una certa visione di associazioni e comunque di imprenditori, tra virgolette, imprenditoria tra virgolette, ho visto più punti di contatto che punti di disaccordo. Cioè, secondo me ci sono immagini per fare anche una certa battaglia in comune. E non parlo soltanto degli usi diretti del calore, delle piccole applicazioni, della bassa entalpia, che sono concetti che ormai, cioè, non credo che ci sia nessuno contrario a questi,
a queste istanze, cioè chi è contrario lo fa o perché non ha capito, gli sfugge qualcosa, o perché ha altri interessi. E qui faccio una tirata d'orecchi anche alla parte di politica più relativa all'area di maggioranza o di governo, che sembra quella che non ha capito o che fa altri interessi, perché quando si va in Parlamento a fare mozioni o risoluzioni che sono meri atti di indirizzo va tutto bene e si mette giù nero su bianco un sacco di cose bellissime. Parlo per esempio alla Camera, anche oltre alle risoluzioni sulla geotermia, anche ultimamente a dicembre una mozione molto bella passata sui cambiamenti climatici. Per carità, tutto fantastico, però sono atti di indirizzo. Quando poi si arriva a discutere dei progetti di legge o dei decreti del governo, le cose cambiano e far entrare concetti illuminati come questi è molto più difficile e c'è una certa refrattarietà da parte della politica. Comunque, a parte queste battaglie, secondo me ci sono i margini per intendersi anche dal punto di vista della produzione di energia elettrica, che può essere fatta in maniera, diciamo così, ecosostenibile con i dovuti accorgimenti, tecnici. Ovviamente inquadrando la geotermia anche in un contesto più ampio, ovvero quello di stilare un bilancio energetico, cioè quanta energia ho bisogno, ridurre questo fabbisogno con l'efficientamento prima di tutto, poi dell'energia che mi rimane da produrre, scegliere un ventaglio di più forme di energia che mi possono andare a impattare il meno possibile. E qui parlo sia di energia termica, che è la grande dimenticata dalla politica al giorno d'oggi, ma anche di energia elettrica. Poi ovviamente anche sacrosanto il monitoraggio degli effetti e soprattutto una cosa che viene scordata, perché forse chi non è nell'ambiente tecnico-scientifico gli sfugge questo aspetto, anche il discorso a monte delle indagini e delle modellazioni fisiche. Questo perché? Perché c'è una grossa differenza a fare una centrale geotermica facendo due buchi a casaccio e farli con criterio, ovvero dopo aver studiato come è fatto il sottosuolo, come variano in profondità gli assetti, le pressioni, l'andamento della falda, le temperature. Sono cose estremamente diverse. La conoscenza può fare la differenza tra un'applicazione buona e un'applicazione cattiva. Quindi, sintetizzando, c'è spazio per tutti, c'è bisogno di più collaborazione, secondo me, c'è spazio per la ricerca, che deve poter continuare a innovare continuamente un campo, un settore che fondamentalmente è molto giovane ancora. C'è spazio per l'impresa, per chi può fare impresa, e che non devono essere per forza, per come la vedo io, demonizzati perché sono imprenditori. In fin dei conti anche chi fa pannelli fotovoltaici alla fine lo fa perché vuole darne un profitto. Anche chi fa le pale microeoliche ne trae un profitto. Anche chi fa impianti geotermici è giusto che ne ricavi un profitto. Ovviamente troppo stroppio, cioè ci sono situazioni in cui gli incentivi sono veramente assurdi, possono essere concepiti in una fase di start-up se io voglio lanciare e puntare su una nuova tecnologia, però diciamo sì, andrebbero rivisti in maniera sostanziale per come la vedo io. C'è spazio anche per l'occupazione, c'è spazio per lo sviluppo del territorio, ci deve essere per forza spazio per la sostenibilità ecologica. E qui viene in gioco il ruolo della cittadinanza attiva, che deve essere costantemente con il fiato sul collo per chi vuole implementare progetti di questo tipo. La sostenibilità ecologica, guardate, che non deve essere vista come un ostacolo, e gli imprenditori più illuminati lo hanno capito che non è un ostacolo, ma è uno stimolo. Perché porta a fare le stesse cose che magari vengono fatte anche altrove, anche all'estero, in maniera migliore. E questo è un aspetto su cui noi come sistema Italia, secondo me, dobbiamo puntare enormemente, andare a prenderci una leadership internazionale tecnologica basata sulla qualità, non tanto sull'economicità, che su questo ci sono paesi come la Cina che ci batteranno sempre. Dobbiamo andare a puntare sulla qualità.
C'è ovviamente anche qualcosa che non va, e io faccio subito un'autocritica alla categoria che fondamentalmente rappresento qui stasera, la politica, che deve essere più ricettiva, deve essere più coraggiosa e deve essere più veloce a recepire queste innovazioni tecnologiche e scientifiche che citavo in precedenza. Un esempio prima di tutti, la Regione Toscana che qualche mese fa ha fatto questa moratoria per rimandare il problema, è una mossa secondo me non coraggiosa. Mi piacerebbe più una classe politica che affronta i problemi, li discute nel merito e prende decisioni coraggiose, basate non sull'interesse ma sui dati oggettivi, sui dati scientifici che in giornate come questa svisceriamo. E non un'altra cosa importante che non va bene è che non si può pensare al giorno d'oggi di imporre i progetti. E questo, secondo me, ci sono gli imprenditori più illuminati e stanno iniziando a capirlo. È impensabile arrivare in una zona e dire io faccio questa centrale e te la impongo. I progetti non si possono imporre, devono essere prima di tutto spiegati alla popolazione e fatti capire. Dopodiché, se la popolazione si oppone, ci sono due motivi sostanzialmente. O il progetto effettivamente non è buono, o semplicemente non lo si è saputo spiegare. Ma la fase di coinvolgimento della popolazione deve essere assolutamente tenuta in conto nella fase di sviluppo, nell'economia di sviluppo di un progetto. Dall'altra parte non vanno bene anche le posizioni di muro contro muro, che non porteranno mai a niente, perché come la vedo io porteranno sempre a una sconfitta. Un muro contro muro in una situazione come quella dell'amianto porterà, secondo me, purtroppo, a tenersi le centrali flash. Quindi bisogna andare a scendere nel merito di un confronto su basi tecnico-scientifiche. Secondo me su queste basi ci sono i presupposti per proseguire il contatto che c'è stato oggi tra i due mondi così diversi che finora hanno viaggiato su binari paralleli, quello dei comitati e quello delle associazioni. Secondo me, ve l'ho detto, le visioni e gli obiettivi sono più simili di quanto voi non crediate, quindi io vi chiedo proprio veramente di venirvi incontro, di non continuare a fare battaglie separate e magari, secondo me, ne potrebbe anche nascere un qualcosa da questa collaborazione che, se serve, se non serve, sto tranquillamente a farmi i fatti miei, ma se serve, io mi metto anche a disposizione a portare le vostre istanze condivise dentro il Parlamento. Quindi se questo, secondo me, è il lavoro che un politico illuminato deve fare, quello di scendere sul piano tecnico-scientifico delle questioni, favorire e partecipare al dibattito, recepire e portare dentro affinché la politica sia sveglia a fare il bene della comunità. Grazie per noi, sottoscrivo l'impostazione che mi sembra quella più corretta in assoluto. Prego. Sì, saluto tutti, chiarisco che prima di entrare mi ero già confrontato con l'associazione che sta manifestando qui fuori. È chiaro che la situazione dell'amianta va bonificata, va corretta, va risolta. Questo l'avevamo già dichiarato in precedenza, lo dichiariamo ancora. Quindi ho preso i contatti con i rappresentanti delle associazioni appunto che si battono contro queste centrali, e questa sarà una battaglia comune che faremo su questo mondo. Era una cosa già chiara da prima. Grazie e buona continuazione. Grazie a te. Do ora la parola a Donati che ha la difficoltà di far parte della maggioranza, diciamo, in genere uno dovrebbe essere contento di questo, però è vero che in questo caso, diciamo, essendo parte della maggioranza c'è una responsabilità in più. A me è capitato di essere sia maggioranza che opposizione, tutto sommato stare all'opposizione è più comodo, diciamo, quando sei in maggioranza c'è una responsabilità in più. È vero, ci sono, diciamo, nel momento in cui fai delle scelte non puoi limitarti a fare quello che ha appena detto Samuele, che è giusto come impostazione, quello che dovrebbe fare il politico illuminato, come dice lui, recepire
le domande e portarle nel palazzo, quando sei in maggioranza devi riuscire a trovare anche la soluzione, a sviluppare e a dare una risposta. Quindi evidentemente c'è una responsabilità maggiore e quindi per questo ti do il problema. E nella premessa che faccio consiglio di dire una cosa che è complimentare con Samuele, perché Samuele ha fatto un intervento che io in parte condivido, è persona preparata, ha una cultura di base differente dalla mia che gli consente anche di comprendere questo tema anche in maniera molto approfondita, e devo dire che il suo impegno fino ad oggi in Parlamento rispetto a questo tema è un tema lodevole, quindi glielo dico senza non per cortesia ma perché glielo riconosco. Perché io mi sono avvicinato al tema della geotermia? Io faccio parte della Commissione Attività Produttive della Camera, ho un'esperienza personale di una famiglia di piccoli imprenditori, mi sono affacciato al Parlamento con l'intenzione di rappresentare al meglio il mio territorio. Ho un legame molto forte con questa terra, la Toscana, con la provincia Arezzo, una terra di manifattura che ha visto negli anni della crisi molte difficoltà, e quindi mi ero concentrato in particolare proprio su questo tema, quindi sulla difendere gli interessi della manifattura e delle piccole e medie imprese e portare chiaramente sia dal lato degli imprenditori che dal lato del lavoro queste istanze in Parlamento, e di questo mi occupavo. Chiaro che questa però è una terra in questi anni che ha sofferto le difficoltà della crisi, e è chiaro che poi nell'attività parlamentare ci si finisce per confrontarsi con altri temi. E il tema della geotermia e dell'energia, e il tema per le imprese della produzione di energia, del costo dell'energia, è stato il tema che poi mi ha collegato ad occuparmi di geotermia, anche perché vivo in questo territorio, vivo ad Arezzo, quindi non distante da qui, questo è un tema importante. Ed ho cominciato ad approfondire la questione, anche perché è arrivata all'attenzione del Parlamento non solo per l'azione del governo, ma anche per alcune risoluzioni che sono state portate in Commissione Attività Produttive. Sono tra coloro, anzi sono colui che ha cercato, quando sono arrivate alcune risoluzioni che trattavano il tema in maniera magari specifica, più che in senso lato, riguardavano temi specifici di alcuni territori che erano potenzialmente oggetto di interventi sul tema della geotermia, e ho chiesto alla Commissione Ambiente e Attività Produttive di produrre una serie di audizioni per fare anche un po' di chiarezza. E le audizioni hanno chiarito che intanto, per me devo ricordare, c'è stata una scelta recente che ha consentito a questo mercato di aprirsi. E nel consentire di aprirsi oggi c'è un ventaglio di scelte che consente anche di dire che non c'è solo un unico modello, che in parte immagino alcuni di voi abbiano anche contestato, anche parte delle persone che erano là fuori, ma che oggi... grazie allo sviluppo delle tecnologie, grazie a una serie di scelte importanti, oggi c'è un'apertura importante che consente anche, laddove c'è risorsa geotermica, di fare scelte differenti. E quindi l'audizione è stato un tema fondamentale, sono state molto partecipate da parte dei colleghi e consentito anche ai commissari di capire meglio di questo tema, perché non tutti, proprio come Samuele, hanno questa preparazione. Sulla geotermia c'erano colleghi che facevano valutazioni in positivo che invece hanno dovuto smentire, ma molti colleghi che facevano in negativo che hanno dovuto altrettanto smentire, perché è emerso un quadro differente. Io credo che questo territorio quindi abbia diritto di discutere, di interrogarsi se gli interventi sono stati fatti, gli interventi che possono essere fatti in futuro mettono a repentaglio la salute dei propri cittadini. Credo anche in questo territorio, però il territorio della Toscana, si deve interrogare se una filiera che esiste ed ha grandi interlocutori presenti in Toscana, quindi grandi imprese che ne possono costituire una base fondamentale, imprenditori illuminati, citava prima Samuele, tecnologia, oggi possono essere un punto importante per dare a quella manifattura di cui parlavo prima, che oggi ha ceduto un po' il passo alla crisi, ha tante necessità di occupazionali e di produzione di energia di questo paese, una risposta. Io credo che questa possibilità ci sia, credo che non debba essere fatta solo la testa dei cittadini. Io ad oggi non ho fatto azioni particolari, mi sto ancora documentando su questo tema, perché non voglio assolutamente, è un tema così delicato e così importante per voi che non può essere trattato appunto prima di tutto sopra la testa dei cittadini e dall'altro senza avere le dovute informazioni. Ho però maturato la consapevolezza, guardate, che davvero ci sono delle opportunità, oltre alla produzione. Io, giustamente prima il mio collega che è andato via ha detto questi paesini sono difficili da raggiungere. Io questi paesini ci passo le domeniche perché ho una passione per la mia regione, fortissima, quindi passo a volte le domeniche a fotografarli. Io qua ci sono stato anche in passato, però a gennaio vedere la vetone in queste zone senza neve non è che fa un effetto proprio
parte per gli operatori commerciali di questa zona, perché chiaramente le potenzialità turistiche vengono inespresse, ma è chiaro che c'è un problema ancora da essere approfondito sui cambiamenti climatici, ma è normale che un paese come questo possa trovare dalle risorse geotermiche la possibilità di produrre 10% della propria energia, di essere appunto più indipendente, di produrre potenzialmente 100.000 posti di lavoro e di fare quindi di avere conseguenze in termini di investimenti importantissime, pari a 1 miliardo. È chiaro che sono però la geotermia deve essere una geotermia di un certo tipo ed è appunto per gli elementi che ad oggi io sono riuscito a porre in evidenza anche l'attenzione alla Commissione, è chiaro che la geotermia passa a media e bassa entalpia ha una funzione oggi differente. È chiaro che dobbiamo cercare di andare verso una geotermia che ha meno emissioni, che non produce emissioni. È vero, diciamo, mio collega, addirittura la produzione di energia eolica ha nel lungo periodo delle conseguenze, perché tu produci quei materiali, fai le pale e poi li devi smaltire, ma è vero anche che c'è energia prodotta in un modo e energia prodotta in un altro. E credo che ci sono stati fatti dei passi da gigante, credo che ci siano imprenditori molto capaci e credo che aprendo un dibattito responsabile con queste comunità si possa arrivare al punto di capire che ci sono soluzioni importanti che potrebbero anche portare vantaggio a questi territori e vantaggi possono anche avere la caratteristica di chiedere a questi imprenditori, nel momento in cui si potrà sfruttare la risorsa geotermica, anche di rispondere in parte alle esigenze che qui vengono espresse, anche sull'energia che voi stessi consumate, perché se qui si fa una centrale è chiaro che voi dovrete avere delle risposte anche per gli eventuali svantaggi che potete subire. C'è un altro tema, guardate, insomma, particolarmente significativo. È vero che ci sono le centrali pilota che oggi sono un tema e che sono incentivate, ma a me mi ha colpito molto, e questo è un tema più complessivo riguardo almeno questa comunità, però mi ha colpito molto che tra coloro che sono espressi in commissione che hanno portato l'esperienza della progettualità della produzione di energia geotermica, ci sia stato fatto notare a tutti i commissari che è un settore che può rapidamente uscire anche dall'incentivazione, quindi è un tema non di poco conto, perché è chiaro che è un settore che deve partire, questa filiera l'ha fatta partire, l'ha fatta strutturare, gli incentivi pubblici per un settore così significativo soprattutto servono soprattutto per la nuova geotermia, che è quella che a voi immagino larga parte di voi interessi, quindi gli incentivi sono importanti, però anche un settore ne può uscire molto presto, di fatto quasi subito, e questo per questo sistema paese, consentire di fare anche il parlamentare a tutto tondo, non è una cosa di poco conto. È un settore, questo, che aveva un interprete nel governo, che è il sottosegretario Vicari, che mi ha pregato anche di portare il saluto, perché io l'ho comunque voluta sentire, però ieri ho ricevuto un altro incarico e quindi deve trovare un altro interprete nel governo. Mi sembra di capire qual è, ma non voglio ora sbilanciare che cosa proprio di pochi giorni fa, e quindi credo che sarebbe giusto anche prima possibile che qui possa essere in queste zone invitato anche il governo, perché credo che sia poi abbia un ruolo fondamentale per le scelte future che devono essere fatte. Non mi vorrei dilungare oltre, se non per dirvi che le persone che sono state a questo tavolo hanno, credo, quasi tutte alla fine un'unità di intenti di fondo, e quindi da ora in poi sfruttatele nel modo che ritenete opportuno e ovviamente criticandole nel caso in cui dovreste trovare, insomma, delle soluzioni, delle prese di posizione che non vi piacciono. Per me e per la Toscana questo è un tema importante, è un tema di rilevanza anche per il paese. Vediamo però, questo tema è chiaro che come tutti i tematiche hanno questa rilevanza e lo ripeto ancora una volta, non deve passare sopra la testa dei cittadini, ma credo che qui stasera approfondendo il tema avrete anche capito che ci sono soluzioni che sono all'altezza delle sfide e delle esigenze di questa comunità.